ragione, Verde! C'è un incendio! E sembra che Fiona l'autopompa stia già arrivando! Oh no! Mamma Camion e Camioncina giocano a fare una gara! Fanno troppo rumore! Non sentono la sirena di Fiona! Fiona, è ora che tu abbia una sirena più potente! Venite, meccanici! Montiamo la nuova sirena di Fiona! Ecco qua! Ci serve un Nino, bello forte! Ci siamo? Fa una prova, Fiona! Ah, no, non va bene! Suona come un campanello! Proviamo ancora! E questo sembrava un dinosauro! Ci serve un Nino! Questo è un Nino! Ma deve essere ancora molto più forte! Quel cono del traffico prima ha amplificato il suono! Forse qualcosa del genere funzionerà con la sirena! Sì, che è un sonoro Nino! Ciao, Fiona! Grazie per essere venuta all'officina di Geco! Ci sono Mamma Camion e Camioncina! Perché state ferme lì fuori? La galleria è bloccata e non potete passare? È meglio dare un'occhiata! C'è stata una grossa frana! Un'altra frana! Siamo intrappolati qui! Non preoccupatevi, ho la mia cassetta degli attrezzi! Attrezzo molto più grande! Neanche Tilly riesce a spostare la roccia! Adesso come faremo ad uscire? Grazie, Rosso! Oggi è una giornata davvero molto calda! Guarda laggiù, Rosso! Camioncina e Mamma Camion vanno a fare un picnic, ma Camioncina non ha affatto un bell'aspetto! Tranquilla, Camioncina! Forza, andiamo a vedere cosa c'è che non va! Ecco! Ho capito qual è il problema.
Sei troppo calda, camioncina! Presto, meccanici, portatemi dell'acqua! Cielo! Non hai bevuto abbastanza acqua, non è vero? Ah, è molto importante bere tanta acqua quando fa molto caldo! Così va meglio? Ma secondo me sei ancora troppo calda! Mi è venuta un'idea! Rosso, per favore, imposta il lavaggio a freddo! Molto bene, camioncina! Va a rinfrescarti! Così va meglio! Ora potete tornare al vostro picnic! Passate una bella giornata! Bentornati all'officina di Geco! C'è molto fango quest'oggi, quindi stiamo preparando l'autolavaggio! Guardate! Sta arrivando camioncina per essere pulita ben bene! Ehi, ciao camioncina! Lasciami indovinare perché sei venuta! Splish, splash e splosh! Acqua e spazzolone sono in funzione! Così non va bene! Sei ancora tutta sporca! Eh? Ma certo! Non l'abbiamo riempito con il sapone! Non si può pulire perfettamente senza sapone! E adesso che il carico di sapone è pronto, leviamo tutto il fango di torno. Ma che strano! I rulli avrebbero dovuto togliere le bolle di sapone. Ci sono! Camioncina è ancora troppo piccolina per essere raggiunta dai rulli! L'autolavaggio ha funzionato! E ora camioncina è pulita e splendente! Saluti a tutti da Geco! Ciao! Guarda, Rosso, sta arrivando Kat! I nuovi sci che abbiamo montato sull'elicottero Elena la aiuteranno ad atterrare sulla neve! Ih-ha! Brava, ce l'hai fatta, Elena! Ciao, Kat! Hola, Geco! Guarda, Rosso! Carrie e Barry stanno costruendo un pupazzo di neve! Hey, wow. Oh, per tutti i cacciaviti a croce! Stanno andando alla deriva! Forza, dobbiamo sbrigarci, Tilly! Non preoccupatevi, gemellini! Vi salveremo noi! Afferra il gancio, Carrie! Sì! Oh no! Kat! Puoi provare a raggiungere Barry? Non hai problema! Vamos, Elena! Ah!
Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ah. Peccato non aver salvato il pupazzo di neve. Jaco? Ops! Lo sento mucho! Non importa, Kat! Hai fatto un altro pupazzo di neve! O meglio, hai fatto un Jaco di neve! Ciao a tutti! Io sono Jaco! Noi stiamo andando a casa! Cosa? Quella è camioncina! Cosa succede, camioncina? Hai perso il tuo ciuccio? Non disperarti! Lo troviamo noi per te! Su, su, meccanici! Prova a cercare tra quei fiori rossi! Il ciuccio è lì? Non sarà dietro a quella siepe verde! Riesci a vedere se è lì? Eppure deve essere qui intorno. Camioncina, non troviamo il tuo ciuccio da nessuna parte. Oh, Blu! Ben fatto! Lo hai trovato! Ecco qui, camioncina! Alla fine è andato tutto bene! Grazie a tutti voi per l'aiuto! Ciao! Bel lavoro, meccanici! Ora la nostra officina è bella pulita! Oh! Sembra che stia arrivando un cliente! È la famiglia Camion! Mamma Camion, mamma Riciclo e Camioncina! Che non sembra molto felice! Un dentino traballante? Niente di cui preoccuparsi, camioncina! Quando ti cadrà, potrai metterlo sotto il cuscino e al tuo risveglio troverai una moneta d'oro! Oh no! Camioncina ha starnutito via il suo dentino traballante! Oh, non preoccuparti, noi lo troveremo! Su, su, meccanici! Spiacente, Verde! Quello non è un dentino! Sta' attenta, Gialla! Abbiamo cercato per tutta l'officina e non c'è traccia del dentino di camioncina da nessuna parte! Oh! Aspettate un attimo! C'è un posto dove non abbiamo guardato ed è nello spolverino di Blu! Ecco qua, camioncina! Ora va a casa e mettilo sotto il tuo cuscino! E noi ci vediamo presto per altre elettrizzanti avventure all'officina di Jaco! Ciao! Ehi, ciao a tutti! Sono Jaco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie!
Oh no! Barry ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tildy carro attrezzi! Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! E adesso facciamo subito un controllo! Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah, Carrie è venuta a incoraggiare Barry. Davvero adorabile. Achiu! Sapevo che c'era qualcosa che non andava. Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry. Ecco perché il motore non partiva. È bello quando c'è il supporto degli amici. Ci può aiutare a guarire molto più in fretta. Il pesciolino è sano e salvo adesso. I suoi amici dovevano essere molto preoccupati. Bene quel che finisce bene. Ci vediamo presto! Ciao! Che successo, meccanici? Un altro cliente soddisfatto! Oh no! È un disastro! Cosa c'è che non va, signor Weasel? Sly! La mia preziosa automobile ha una macchia nera! Sly è il benvenuto nel nostro autolavaggio! Oh, l'autolavaggio Weasel è superiore al vostro! Sbrigati, Sylvester! Smettila di indugiare! Posizionati qui! Oh no! No! Non io, miserabile robot! Sly! Avanti, fa qualcosa! No! No, no! Che pagliaccio imbranato! A Sly serve aiuto! Blu, la cassetta degli attrezzi! Blu, la chiave inglese! L'autolavaggio di Weasel è impazzito! Signor Weasel? Mai stato meglio! Ne sono felice! Ops! Ha dimenticato questa! È Dylan, il camion ribaltabile! Cosa possiamo fare per te? Hai qualche problema con il tuo cassone? Forza, al lavoro, meccanici! Forse ho capito! Il tuo cassone si ribalta da solo? Fammi dare un'occhiata! È necessario cambiare il pistone. Abbasso la leva, così non si ribalterà più. Vado a prendere un pistone nuovo,
Allora siete stati voi a rialzare la leva! Oh, tranquilli, avete fatto bene a divertirvi! Ora però mettiamoci subito al lavoro! Il tuo nuovo pistone è montato, Dylan! E mi è anche venuta un'idea per riutilizzare quello vecchio! Ah, molto bene, meccanici! Ho finito! Guardate che bello il vostro nuovo scivolo! L'ho costruito usando il vecchio pistone di Dylan! Ciao a tutti! Io sono Jacko! È un giorno davvero speciale oggi! È la prima visita di Camioncina alla nostra officina! Quindi le abbiamo organizzato un extra super speciale benvenuto da Jacko! Ciao Camioncina! Sei un po' nervosa? Va tutto bene! Sei in buone mani! Vero, meccanici? Ma... Camioncina! Aspetta! Oh, no! Abbiamo fatto spaventare Camioncina! Non preoccuparti, mamma Camion! Noi la troveremo! Presto, meccanici! Dobbiamo trovare Camioncina! Oh, povera Camioncina! Dove potrebbe essere? Ti stai nascondendo, Camioncina? È perché sei nervosa, eh? Sai una cosa? Anch'io lo sono. È la tua prima volta all'officina. Vogliamo che la tua visita sia super speciale. Scusa se prima ti abbiamo spaventata, ma lo prometto. Ci prenderemo extra super cura di te. Che ne dici, va bene? Le porte dell'officina si aprono in velocità. È ora di aiutare un veicolo in difficoltà! Felice giornata, Camioncina! Sei stata molto coraggiosa! Non c'è di che, Camioncina! Grazie mille per averci fatto visita oggi all'officina di Jacko! Ciao! Sei arrivato un po' in anticipo? No! Meccanici! Eric è molto impaziente di essere riparato! Coraggio, dormiglioni! Dovreste essere pieni di energia, vi siete ricaricati tutta la notte! Forza, iniziamo a riparare Eric, così potrà ripartire! Cosa gli prenda oggi? Oh? Oh, hai ragione, Eric! La loro stazione di ricarica non era attaccata! Non c'è da meravigliarsi che siano stanchi! Su, coraggio, dormiglioni! È ora di ricaricarsi! Oh, scacco matto! Meccanici, le vostre batterie sono di nuovo cariche! Quindi, mettetevi tutti al lavoro!
Ci vediamo presto, amici, qui all'officina di Jacko. Oh! Ehi, ciao a tutti! Vicky, il furgoncino dei gelati deve essere riparata. Stiamo giusto finendo gli ultimi ritocchi. Grazie, Gialla! Per favore, mi porti un cacciavite? Attenti, meccanici! Quel tubo contiene aria fredda come il ghiaccio! È così che Vicky congela i suoi gelati! Oh! Gialla! Non toccare quel pulsante! Meccanici, mi avete salvato! Adesso finiamo di riparare Vicky. Grazie, Vicky! Ciao a tutti! Ora, Max! Oh, che cos'è questo rumore super fastidioso? Atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente! Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco! Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero, Molly? Resta qui! Arrivo! Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Jacko! Sta a vedere! Quasi fatto, Max! Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi! Oh no! Molly sta saltando un po' troppo! Dobbiamo fermarla subito! Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly! So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore! Sistemiamo quelle molle, va bene? Vai, Molly! Jacko crede di poter montare delle molle migliori della mia! Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve! Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti! Ecco fatto, Eric! Va meglio adesso? Cos'era quello? Oh, è Max il Monster Truck! Non dovrebbe giocare qui! I cantieri edili sono molto pericolosi! Oh, guardate quanti pasticci sta combinando! Oh no! Max ha finito la benzina! Dobbiamo tirarlo fuori prima che il cemento si solidifichi! Veloci, meccanici! Prendete una tanica di benzina!
Oh, cielo! Il cemento diventerà duro in meno di un minuto! Come posso fare a portare questa tanica di benzina fino a Max? Oh, Eric fa da ponte! Il cemento si è quasi solidificato! Vai, Max, vai! Sembra che Max abbia imparato la lezione! Grazie, Max! Un'altra emergenza è risolta! Alla prossima volta!